Buongiorno proprio amici, benvenuti in un altro video. Oggi questo video è per aggiornare le mappe per il sistema SMEG, SMEG Plus e SMEG EV2 e anche l'RT6. Allora, precisiamo alcune cose, almeno così evitiamo di fare confusione. Controlliamo il sistema che abbiamo e vi lascerò un link in descrizione sotto per poter verificare effettivamente che sistema ha la nostra auto. Poi vi dico che questo aggiornamento è fatto con Windows 10 e uso Chrome e scusate, WinRAR. Per scompattare la cartella, ok? Io vi lascio sotto il link in descrizione. Adesso vi faccio vedere come fare per scaricare le mappe e come installarle. Per chi usa il Macintosh, il Mac ha un sistema diverso. Quindi, se non riuscite, io non riesco a aiutarvi perché non ce l'ho. Quindi dovete chiedere a qualcuno che l'ha già fatto, ma nei vari commenti ho visto che qualcuno l'ha fatto. Se non mi fate imprestare un PC con Windows che almeno seguite la guida uguale e non c'è problema. Allora, dobbiamo procurarci il numero del telaio, che è quello che troviamo nel libretto, che inizia di solitamente con WF, eccetera, eccetera, oppure sul vetro. Di solito sul vetro dell'auto vedete che c'è il numero del telaio, ok? Il VIN sarebbe comunque. Sul libretto vedete la voce VIN e quindi quello sarebbe il numero del telaio. Poi vi scaricate e aggiornate Java, mi raccomando, perché sennò non riusciamo a aprire il key generator e vi mettete tutto a disposizione. Vedete che qua io ho già scaricato la cartella delle mappe e il key generator che poi vi faccio vedere. Allora, prima cosa da fare, ovviamente, io vi faccio questo lavoro qua nel video. Sotto troverete questo link che adesso lo copio per farvi vedere. Clicchiamo, vi darà questa pagina, dove vi dirà di aspettare circa 5 secondi, vediamo poi che qua conterà, vedete qua i secondi. Una volta che ha finito di contare i secondi, clicchiamo su avanti, ci darà di bisognerà cliccare consenti e in automatico, come vedete, sta scaricando. Adesso la stoppo perché l'ho già scaricata. Voilà. Ok, e fino qua ci siamo. Quindi scarichiamo anche questa. Tasto destro, estraiamo il file. Mettiamo ok. Ovviamente, quando scaricate la cartella, andate a vedere dove voi l'avete scaricata, ok? Una volta che è scompattata tutta, ci va un po' di tempo perché comunque sono 5 giga, se non mi ricordo male, qualche cosa. Quindi aspettiamo che finisce di scompattare la cartella. E mi raccomando, nel frattempo prendete una chiavetta USB. Senza diventare matti, io prenderei al massimo un 8 giga perché in alcuni la 16 non va e quindi non andiamo oltre la 16 perché poi proprio non va. Quindi se abbiamo una chiavetta da 8 giga va bene, da 4 è troppo piccola, ma da 8 dovrebbe andare bene. Adesso poi vediamo. Quindi una chiavettina USB da 8 giga, ce la teniamo a portata di mano, così vi spiego passo passo cosa fare in modo da riuscire a capire bene bene come fare questo aggiornamento, che sembra complesso ma in realtà poi non lo è. Quindi chi lo fa la prima volta basta che segue un po' il video e ci riesce, ok? Poi la comodità del video, che basta stoppare per andare di nuovo indietro se uno non ha capito e andare avanti, quindi ha questa possibilità. Io cerco di farvelo nel miglior modo possibile. Molto bene, una volta scompattata la cartella, se noi la apriamo, vedete che abbiamo 19 elementi all'interno. Prendiamo la nostra chiavettina USB, la inseriamo. Una volta inserita, vedete qua l'ho nominata Citroen, tasto destro, formatta,
Infatti 32, mi raccomando, formattazione veloce, avviamo, ok, a posto, e chiudiamo. Quindi, una volta formattata Infatti 32, apriamo la nostra chiavettina, apriamo la nostra cartella scompattata, prendiamo tutti i file e li mettiamo all'interno. Quindi ci andrà un pochettino prima che li copia tutti. Ok, nel frattempo che copia i file, apriamo il nostro generator. Ed eccolo qua. Possiamo anche ingrandirlo un pochino. Ok, allora, adesso qua fate molta attenzione. Per calcolare il codice, ogni sistema ha il suo metodo, la sua cartella. Ok, allora vi spiego. Quindi andiamo su browser, come volete, su browser. Cerchiamo la nostra cartella. Ok, allora, per chi ha l'RT6 prende cd.cct.info, che è qua. Ok. Per chi ha lo SMEG classico normale, va su SMEG UPG, clicca, va su Data e prende cc.info. Ok. Per chi ha lo SMEG Plus, che è questo qua, va su Data e prende info anche qua. Per chi ha l'ultimo SMEG, che è l'IB2, vedete che c'è scritto IV2, va qua, data e info, ok? Allora, nel mio caso io ho il plus, che è questo, quindi faccio così, data e info. Allora, lo SMEG normale è la versione che inizia con il 3, lo SMEG plus inizia col 4, ma aggiornandolo arriva al 5, lo SMEG V2 inizia con il 6, così non vi potete sbagliare, ok? Dopodiché qua noi mettiamo il nostro numero del telaio, mi raccomando, lo mettiamo in maiuscolo, quindi una volta preso il telaio, ad esempio UF70 eccetera eccetera, di 9, questo adesso sto mettendo della mia auto. Una volta messo il numero del telaio, schiacciamo generate qua e ci dà questo numero. Questo numero o facciamo una foto col telefonino o ce la annotiamo su un pezzettino di carta, perché ci servirà poi in auto. Ok, e diciamo che la cosa più complessa ormai è fatta, ok? Adesso, una volta che ha finito di copiare sulla chiavetta, mi reco in auto e quindi vediamo in auto come funziona. Una volta recati in auto, accendiamo l'auto, che rimanga il quadro già pronto, chiavetta pronta, la inseriamo, aspettiamo. Ok, andiamo sulla mappa, entriamo nel sottomenu, andiamo configura mappa, mappa, ricerca, clicco l'Italia, scusate, ok. Tolgo tutte le altre, perché mi interessa solo l'Italia, non voglio aggiornarle tutte, se no ovviamente possiamo aggiornarle tutte quante, ovviamente ci va di più. Ok, quindi scorriamo su, c'è solo l'Italia. Termina, ci dice di mettere il codice, che è quello che abbiamo calcolato prima. Quindi mettiamo il codice, una volta inserito il codice mettiamo conferma e in automatico vedete che in questo momento sta aggiornando la mappa dell'Italia. Vedete che c'è scritto Italia, ok? Vorrebbe tenere la macchina accesa, oppure mentre state viaggiando, andando da qualche parte, così almeno la fa, ok? Al prossimo video da Credendario. Ciao ciao!